e ho saputo nome? Dalle stampe. Nome? Augusto. Augusto. Quanti ne ha? 81. È venuto a fare oggi il vaccino, Moderna. Con Moderna. Viene da Ferrara? La seconda dose, perché la prima l'ho fatta il 15. Come ha saputo della navetta? Il giornale. Dove l'ha preso? Alla stazione, scalo merci dalla stazione. Dal giornale. Vabbè, com'è andato il viaggio? Buonissimo. Lo prende anche a ritorno, vero? Ah beh, in dubbio. Lei invece? Io tutto uguale a lui. Come si chiama? Mi chiamo Giorgio Telloli. Giorgio Telloli con la T? Sì. Ci stavamo solo chiedendo perché c'è un buco da mezzogiorno fino alle 3:30. Glielo dico perché io avrei l'appuntamento alle 2:30. Sì. Però sono venuto adesso per vedere se magari mi anticipano. Io vengo da fuori, da Ostellato. Da Ostellato? San Giovanni. Come ha fatto? Ha parcheggiato la macchina? Non ce l'ho. Io viaggio col bus. In questa fase di grande crisi abbiamo sempre cercato di essere al fianco per garantire i migliori servizi per il trasporto pubblico, che ricordo a tutti è un servizio essenziale, e quindi è stato per noi un piacere insieme a AMI lavorare a progettare sia gli orari, il collegamento per questo servizio dedicato e anche l'immagine che in qualche modo ricorda l'importanza anche di un servizio pubblico che si collega a un'esigenza così importante per la cittadinanza. Ricordo a tutti che il servizio è dedicato non solo alle persone che vengono a vaccinare, ma anche agli accompagnatori, quindi un servizio complessivo che serve appunto all'utenza. Un invito a vaccin bus, insomma, avevamo un po' scherzato anche su questo termine proprio per l'idea di poter portare le persone anche coi mezzi pubblici, e quindi è una soddisfazione per me oggi essere qui.